su adesso. Te la senti di scambiare quattro chiacchiere? Un momento! Aspetta, torno subito! Signore, non vi avevo potuto reggere in piedi, ve lo siete scordato! Grazie! Vede, prego, signore, non abbandonate la causa di vostra nipote. Le proverò tutte, farò qualsiasi cosa pur di farla contenta. Bisogna levargli dalla testa la fantasia di questo assurdo marito. Mi era venuta un'idea. Il vero colpo vostro sarebbe di portargli in casa un medico, d'accordo con noi, che riuscisse a disgustarlo del professor Felix e a speditargli i metodi di cura. Ma siccome non abbiamo nessuno sotto mano, ho deciso di giocare l'astuzia di testa mia. Cioè? Con un trucco da pazzi. Può anche darsi che tutto finisca a ridere. O magari a sproposito. Lasciate fare a me, eh? Voi fate la vostra parte. Eccolo, eccolo. Sì, gentile Argan. Prima di tutto ti chiedo una cosa. Non fatti venire le vampe al cervello mentre parliamo. Chi se lo sogno? Sicuro che posso dirti quello che ho in corpo senza che mi rispondi con tono acido? Ma sì! Sicuro che possiamo discutere serenamente, da uomo a uomo, senza troppa passionalità. Oddio santo, ti ho detto di sì! E basta con questo preambolo! Spieghi, fratello mio, per quale ragione, visto che non hai problemi di soldi, visto che hai solo una figlia, escludendo la piccola che ora non c'entra, mi spieghi, dico io, per quale ragione la vuoi mettere in un convento? E tu mi spieghi, fratello mio, per quale ragione esistono i padroni di casa? E tua moglie, che ti consiglia di disfarti così delle tue figliole? Voglio sperare che sia la carità cristiana, parlare del desiderio di vedere le monache tutte e due. E ci sia. Sempre a tirare in ballo quella povera donna. Tutte le colpe sono sue, tutti ce l'hanno con lei. No, fratello mio, lasciamo stare. È una donna che adimira solo al bene della tua famiglia. Una donna superiore ad ogni calcolo. Un vero angelo del popolare. Non parliamo di più. E torniamo a tua figlia. Caro, in base a quale logica vuoi farmi la moglie di un medico? Caro, in base alla logica per la quale vorrei, per genero, un genero che mi si confaccia. Ma non è una logica vantaggiosa per tua figlia, se permetti. Tanto più che si è presentato un fattore che va molto meglio per lei. Eh sì, ma l'altro, se permetti, va meglio per me. Ma il marito magari vorrà prenderci un bel momento, per chi deve essere, per te o per lei? Deve essere veraldo, e per lei e per me. Perché io voglio tirarmi in casa solo persone che mi facciano comodo. Così, è un bel momento. Una volta cresciuta la piccola, se tanto mi dà tanto, cosa fai? La mia moglie è un farmacista? E perché no? Ma non è possibile. Non è possibile che i tuoi medici e i tuoi farmacisti ti abbiano imbambito fino a questo punto. E mai possibile, dico io, che tu voglia essere malato a dispetto del prossimo e della tua. Cosa stai dicendo, però? Sto dicendo, Argan, che non ho mai visto un uomo meno malato di te. Perché vorrei averla io una costituzione robusta come la tua. Una delle prove migliori che la tua salute ti fa è che tutte le medicine che hai preso non ti hanno fatto ancora crepare. Ma lo sai tu? Lo sai o no? Che sono loro a tenermi qui. Prova ad andarla al Fetis a sentire cosa dice. Dice che se per tre giorni, dico tre giorni, lui non si prende cura di me, io sono rovinato! Se non stai attento, quello si prende tanta cura di te che ti impacchetta per l'altro mondo. Ragioniamo con calma, verai. Sì, serio! Vuol dire che tu non credi alla medicina? No, Argan. E non vedo quale necessità ci sia per uno per la propria salute che uno si crede. Cosa? Tu non credi alla validità di una scienza? Riconosciuta da tutti, ad una scienza che è quasi una religione del principio dei secoli. Lungi dal considerarla una scienza,
Io la trovo, resti per me e te, una delle più grandi follie che circolino fra gli uomini. Guarda le cose che mi fredda e dimmi se c'è fantasia più puerile e se c'è niente di più grottesco di un uomo che si mette in testa di guarirne un altro. Ma perché non vuoi che un uomo ti possa guarire un altro? Ma perché la macchina del nostro organismo, fratello mio, è un mistero ancora oggi. Quando funziona è un mistero dove la scienza non vede chiaro, ma brancola nel buio. Allora, tirando le somme, i medici non sanno niente. E che cosa sanno, Gan? Oh sì, sanno moltissimo scienze umane, sanno il latino, sanno nomenclare le malattie secondo gli etimi greci, le sanno definire e classificare, ma quando si tratta di guarirle, questo è quello che non sanno fare mai. In ogni caso, resta che i medici, in questo argomento, ne sanno sempre più degli altri. Sanno, Organ, quello che ti ho detto, perché non aiuta mica tanto a guarire, sai? Tutto il prestigio della loro professione nasce da un gergo pomposo. Fa un bla bla fasullo grazie al quale ci danno parole per argomenti e promesse per risultati. Scusa, sai, ma al mondo ci sono migliaia di persone intelligenti e realistiche come te. E quando si ammalano, cosa credi che faccia? Ti amano il bene? Questa è una prova della nostra debolezza e non della validità della medicina. Ma per i medici dovrà essere pure un sistema valido, la medicina, visto che sono i primi ad accettarla per sé. E che i medici si dividono in due categorie. C'è chi è schiavo di un'illusione collettiva, della quale approfitta, e chi ne approfitta senza esserne schiavo. Il tuo professor Pecis, per esempio, non conosce sfumature, è un uomo tutto medicina, dalla testa fino ai piedi. È il medico che crede proprio ai principi più che a qualsiasi altra dimostrazione matematica e che giudicherebbe criminoso perfino il solo pensiero di verificarli. E non vede nella medicina niente di scusa, niente difficile, niente di dubbio, e che sotto la spinta di un ottimismo cieco, preconcetto, cocciuto, grossolano, dissennato, firma e contro firma, ricette di buchi e salassi e non ha un attimo di giusto questo parli di una colpa del male che potrà farti è nella assoluta, nella più grande la buona fede che avrà spinto al creatore e non avrà fatto ammazzandoti niente di più o niente di meno di quel che farebbe a sua moglie, a suo figlio e all'occorrenza anche a se stessa. Peraldo, è che tu hai il dente velenato contro il pedice. Comunque, non importa, veniamo al sodo. Cosa bisogna fare quando si è malati? Niente, Margano. Niente? Niente. Bisogna stare calmi e aspettare. La natura, la se stessa, se noi la lasciamo fare, risorge a poco dal disordine in cui era caduta. Sono i nostri nervi, credimi, Margano, sono i nostri e le nostre agitazioni che ci fanno morire. Credi, gli uomini vogliono delle loro cure, non delle loro malattie. Resta che si può aiutare con qualche mezzo questa natura. Oddio, questa è una delle grandi utopie che siamo tutti grandi. In ogni tempo si è infilata fra gli uomini una quantità di belle immaginazioni, alle quali finiamo col credere, perché ci lusinga, perché ci sarebbe da curarsi. Fossero vere. Un medico ti parla di aiutare, soccorrere, dare respiro alla natura, oppure ti parla di liberarla da quel che le nuoce e darle quel che le manca, oppure ti parla di rettificare il sangue, rinfrescare gli intestini, aggiustare i polmoni o ricostituire il fegato. Allungarti la vita. Questo medico sia chiaro. Sta raccontando metafisica della medicina.
ma quando viene al sole, all'alba, sentir te si direbbe che tutto il sapere dell'universo era chiuso dentro la tua testa. Adesso ne sai più tu di medicina di tutti i grandi clinici del secolo. I tuoi grandi clinici sono una cosa nel dire ma un'altra nel fare. Li senti parlare? Bravi, bravissimi. Guarda gli altri, i più ignoranti di tutti. Oh, ma tu non sei un uomo, peraltro. Tu sei una cattedra. Vorrei solo che fosse qua uno di quei signori a discutere le tue teorie e a tapparti la bocca. Cargando, guarda che io non vivo mica per cercare proseliti contro la medicina, sai. Ognuno creda pure tutto quello che vuole, a suo rischio e pericolo. Esprimo il mio parere personale. Ammette, ma troppo. Sarei stato felice se fossi riuscito a liberarti di una sessione. Allora, per cambiare discorso, ti dirò che se anche una figlia ha un po' di resistenza, ma non è giusto per questo prendere la decisione brutale di sbattere in un convento. Aggiungo che nella scelta di un genero non è molto assennato agire in base alla propria emotività. Sarebbe più giusto semmai uniformarsi ai desideri della figlia, visto che si tratta di tutta la vita e ne dipende la felicità di un matrimonio. Ah, oh, col tuo permesso, Veraldo! Cos'è? Cos'hai intenzione di fare? Tu? Di farmi questo piccolo cristello? È questione di un attimo! Ma stai scherzando! Ma non puoi stare un momento senza riempirmi di punti a cristelli! E vieni per un'altra volta e pigliati un po' di riposo! Caro Renzi, è passata stasera, un'ora più tardi domani mattina. Ma voi, cosa vi impicciate di intervenire su una prescrizione medica? E di impedire al signore di farsi il mio interatismo? È quasi da ridere la nostra faccia tosta. Andate, andate, signore. Si vede benissimo che non siete abituato a guardarmi in faccia voi le persone. Non crediate che di poter far tanto lo spiritoso sul mio mestiere. Non sono mica qui a perdere tempo. Io regolare vicenda e avrò cura di riferire al professor Peci che mi si vieta di fare le sue prescrizioni e di far fronte al mio ufficio. Si vedrà! Si vedrà! Fratello mio, ora scoppia una tragedia! Per colpa tua! Ma quale tragedia? Perché hai rifiutato un intero crisma del Pecis? Torna a ridirtelo, organo. Non è mai possibile che tu non riesca a guarire dalla malattia dei medici. Che tu voglia seppellirti tutta la vita sotto le loro medicine. Per piano, Veraldo! Tu parli di medicina come uno che sta bene! Prova a metterti nei miei panni! E poi vedremo. Se non cambi linguaggio, è facile sentenziare sulle medicine quando si scoppia di salute. Ma che male è? Non mi far arrabbiare, eh? Se tu soffrissi del male cui soffro io, ti passerebbe tutta questa voglia di chiacchierare. Oh, oddio! Il professor Vegis! Belle notizie! Mi sono arrivato all'orecchio mentre ero giù da basso al portone. Si ride delle mie ricette qui dentro! Si contesta la terapia che prescrivo. Professore, non sono io. Si oda l'inosabile! Si sovverte ogni regola! Fino al punto che un paziente si ribella al suo medico! È inaudito! Un clistere che mi ero premurato di dosare io stesso, con queste mani. Non sono stato io. Ideato, strutturato, secondo le regole più aggiornate. È uno scatto. Che avrebbe prodotto negli intestini un effetto meraviglioso. È mio fratello. Lo si restituisce al mittente, come un pacco qualsiasi. È stato lui. Se questo non è un affronto, non lo so. È il colmo, il colmo! Un attentato, signori, contro la medicina! Ma la colpa? Un reato di lei, di lesa facoltà, per il quale nessun castigo può passare. Giusto!
considero rotte le nostre relazioni. È stato mio fratello! Ne intendo riallacciare con la vostra famiglia alcun rapporto di parentela. Bravo! E per dare un taglio netto con i nostri passati legami, ecco l'atto di donazione in favore di mio nipote per il suo matrimonio. Ecco qua! È mio fratello, la colpa di tutti! Rifiutare il mio ministero! Portatevelo qui, ve lo faccio subito! Vi avrebbe liberato in un baleno! Non sono medica! Vi avrebbe sgrassato tutte le pareti di te! Spurgato ogni residuo d'olio! Oh, lo vedo più! Una dozzina ancora di purghe, non di più! E avremo interamente svuotato il fondo, senza! Tutte attenzioni sprecate! Ma visto che le mie prestazioni non riscuotono il favore del paziente! Non è scale, colpa mia! Visto che si preferisce mettere in crisi il rapporto di dipendenza nei confronti del medico, cosa che grida vendetta, visto che ci si dichiara ribelli alla terapia prescritta, non è vero, non è vero, non mi resta che augurarvi di risolvere da solo, con l'aiuto delle vostre sangue energie, i vostri problemi, confusioni intestinali, sangue intestinale, secrezioni biliari gastriche, flautulenza, infasamento e generica putrescenza di rumore. Ma sì, lasciamolo, Marcini! Madonna santa! Elementi per i quali vi predico entro 3 o 4 giorni un tracollo senza possibilità di ripresa. Misericordia! E cioè una bradipersia. Professore! E da qui alla dispepsia. Il passo è breve. Professore! Dalla dispepsia alla pepsia. In una parola, cessazione e conseguente paralisi delle attività gastriche. Professore! Blocco che potrebbe cointeressare l'intestino con gravi episodi di dientrite. Professore! Dienteria che dovrebbe scatenare una bufera di vitto con precipitazioni ed esplosioni a catena! Professore! Dissenteria che non si presenta non di rado accompagnata da invasione di liquido nei tessuti. In una parola, idropisia. Professore! Il dire idropisia è dire decesso! Cessazione della vita! Voi avrà condotto il vostro folle comportamento! Si sta vendicando. Ma Norgan, tu sei matto e ci sono 100 ragioni per cui non posso ammettere che tu dia questi spettacoli. Svegliati per favore, torna in te e metti un freno alla tua immaginazione. Hai sentito anche tu, però, la terribile progressione dei miei mali. Sei veramente rimasto un bambino. Tracollo, ho detto, 4 giorni. Da quando ho detto tracollo a... Che cos'è che è cambiato? Organo! Ma cos'è umano il Becis? Ma che sia il professor Becis a sentire te, che tiene in mano il filo della tua esistenza, e te lo allunga o accorcia come gli piace, a suo insindacabile giudizio. Pensa che il principio della tua vita sta in te, perché le collere di un medico sono tanto poco capaci di farti morire quanto le sue medicine di farti vivere! Se ci
c'è una buona occasione per disfarti dei sedici, per proprio questo. Scusa, non mi vedi. E se poi ho scritto che non puoi fare a meno di loro, ti cercherai un altro. Magari con scusa con il quale c'è. Che caso tu corra anche meno rischi. Oh, peraltro! Sa tutto il peggio di me, sa come sono fatto, sa cosa mi ci vuole. Sei proprio uno strano, cocciuto e stranissimo. Ma che cos'hai nella testa? Signore, c'era un medico che chiede di voi. Un medico? Chi? Un medico della medicina. Ma ti ho chiesto chi è? Come si chiama? Ah, uno sconosciuto. Lo strano è che assomiglia a me. Due gocce d'acqua. Se fossi formato un'idea diversa da mia madre, povera donna, direi che se è fallito mio padre mi ha regalato un fratello. E fallo entrare, cosa aspetti? Cosa vuoi di più, medico che esce e medico che entra? Ti pregherei, Beraldo, questa volta non crearmi altri guai. Ah, ci siamo. E stai ancora pensando al Pecis? Lo vedi, no? Io sono così oppresso! Sono oppresso al pensiero di tutte quelle malattie lì che non conosco, che non so da dove vengono. Vogliate gradire la mia visita, signore? Sono venuto qui a offrire i miei umili servizi e un ricchissimo campionario di purganti e lavativi. Ne avrete certamente bisogno, spero. Obbligatissimo, signore! Vediamo! Ma è Antonia questo qui! Oh, chiedo scusa, signore! Scusate, mi sono dimenticato di dare una commissione al mio maggiordomo. La vengo subito! Eh? Ma se tu la incontrassi per la strada, non diresti che era Antonia? Vabbè, certo è una somiglianza impressionante, direi. Dicono però che si tratti di fatti comunissimi. Anzi, pare che la storia sia piena di questi scherzi di natura. Sarà! Io sono sbalordito. Il signore desidera? Cosa? Non avete suonato? Io? No. Oh, bella, e si vede che mi avranno fischiato le orecchie. Resta qui un momento. Voglio vedere quella persona come ti rassomiglia. Sì, come se non avessi nient'altro da fare. E poi ne ho veduto abbastanza. Se non li avessi visti, tutti e due avrei detto che erano la stessa persona. Ricordo di aver letto cose stranissime in casi come questo. Anche oggi succedono cambi di persona, uni relativi e equivoci. Io sarei certo di quelli che ci cascano. Avrei giurato che erano la stessa persona. Scusate, signore. È straordinario! Spero che non me ne vorrete, signore, se non ho resistito alla gioia di incontrare un malato illustre come voi. Si parla così tanto di voi dappertutto che la curiosità è stata più forte della buona creanza. Ai vostri ordini, dottore! Vedo, signore, che mi state guardando fissamente. Quanti anni mi date? Beh, direi che ne avete 26, 27 al massimo. Ne ho 90. 90? Sì, signore, ecco uno dei miei segreti. Come conservarsi freschi e pieni di vita. Sinceramente grato. I miei complimenti. Un bel giovane decrepito con tutti i vostri 90 anni. Io sono un medico ambulante che va di città in città, di provincia in provincia, di regno in regno, in cerca di casi rari e famosi, pazienti degni del mio interesse e soggetti adatti a sperimentare le mie segrete rivelazioni in campo medico. Dico subito che non mi interessa star dietro
malattie ordinarie, con contorno di febbrette, reumatismi e subentensivite, come il giramento di testa, le emicranie, la febbre, eccetera. Io voglio più di malati, belli febbri croniche, complicate da commozioni cerebrali, bei febbroni da scarlattina, pesti da lazzaretto, idropisia all'ultimo stato, pleuriti con tanto di caverne ai polmoni. È lì che trionfo, è lì che sono qui. Signore, muoio dal desiderio che voi abbiate tutti i malati che vi ho elencato. Vorrei vedervi abbandonato da tutti i medici, ridotto alla disperazione e all'agonia, per dimostrarvi l'efficacia dei miei rimedi e la gioia che avrei nell'aiutarvi. Mi confondete, signore, con la vostra bontà e il vostro zelo. Qual polso? Beh, allora? Cosa fai? Batti, caro, batti! Ah, ti farò battere io, ti farò! Il malandrino, si vede che non mi conosce! Chi è il vostro medico? Il professor Pecis. Non figura nei miei elenchi. Non è fra i grandi medici. E che cosa imputa questo Pecis la causa del vostro male? Al fegato, dice lui. Altri sostengono la milza. Ignoranti lui e gli altri. È di polmoni che voi soffrite. Di polmoni? Sì, signore. Che disturbi accusate? Di quando in quanto ho dei dolori alla testa. Lo dicevo io, i polmoni. Mi sembra qualche volta di avere come un velo davanti agli occhi. Appunto, i polmoni. Il cuore fa come dei salti, certe volte. I polmoni. Alle volte mi prende una stanchezza tremenda. Tipico dei polmoni. E poi qualche volta mi vengono delle fitte alla pancia, come se fossero delle coliche. Polmoni, polmoni! Mangiate con appetito. Voglio dire, con gusto. Sì, mi piace mangiar bene. I polmoni lo fanno spessissimo. Bere? Bevete vino? Sì, sì, adoro il vino. Eccolo lì, il polmone. E non vi viene una certa sonnolenza dopo i pasti, con un senso di benessere? Sì, proprio così! I polmoni, benedetto uomo, i polmoni! E che dieta vi hanno descritto? Passati di verdura! Ignoranti! Gallina lessa! Ignoranti! Della vitella! Ignoranti! Rodo! Ignoranti! Uova di giornata! Ignoranti! E la sera prugne cotte per agevolare le funzioni intestinali. Ignoranti. E soprattutto tagliare il vino con molta acqua. Ignoranti, signoranza, ignoranti. Mai hanno acquare il vino. Anzi, siccome avete bisogno di rifondere il sangue perché siete anemico, segnate. Un momento. Che ti mangio per due. Maiale a volontà. Formaggi grassi e piccanti. Meglio se olandesi. Polenta, riso e chiudete con castagne e cialdoni alla panna per conglutinare e incollare. Il vostro medico, scusate, è un somaro. Me ne manderò uno io. E di tanto in tanto verrò a controllare personalmente per tutto il tempo della mia permanenza in città. Troppo obbligato, dottore! Troppo obbligato! Ma... Che cancro ci fate voi con quel braccio lì? Prego. Ecco un braccio che mi sarei già fatto amputare al vostro posto. E perché? Osservatelo bene. Non vedete quante energie succhia a detrimento dell'altro? Ma sì, è anche un braccio che mi fa comodo, però. E anche il vostro occhio destro mi piace poco. Forse voi me lo farei cavare. Cavarmi un occhio? Ma non abbiamo occhio. Che pompa l'altro, che pompa tutto il sangue.
mio congedo, signore. Desolato di lasciarvi. Così di fuga, ma mi aspetta. Ho un conflitto. Per un povero uomo che è morto ieri. Per uno che è morto ieri? Ah, sì. Un dibattito, una riunione. Per studiare quello che bisognava fare per guarirlo. Signore, arrivederci. Sapete che il paziente non accompagna, eh? Arrivederci, dottore. Arrivederci. Finalmente, un medico risoluto. Si direbbe che sa il fatto suo. Sì, sì. Magari va un po' troppo spiccio con le diagnosi. Come tutti i grandi medici, nel resto. Ma sì. Ma amputarmi un braccio, cavarmi un occhio, perché l'altro stia meglio. Preferisco 100 volte che stia male, allora. Bella operazione, mucco e quercio. Via, via, stessa bocca, ma non toccate il solletico. Cosa c'è? Niente, il vostro medico mi voleva tostare il polso. Ma guarda tu, guardalo lì a 90 anni. Oh, Adana, pensiamo a noi, Visto che è andata con il Beces, lo vogliamo riesaminare, il mio partito per l'Angelica. Non ricominciamo, peraltro, L'Angelica piglia e parte per il convento, perché si è ribellata alla mia volontà. Oh. So benissimo che c'è un amorazzo là sotto. Ho anche scoperto che se la fa con uno in segreto. Ma lei non sa che io lo so. Quando è così, tanto meglio. Si è innamorata, non sarà mica un delitto. Cos'è che ti offende? Tutto piglia liscio, tutto cammina onestamente verso il matrimonio. Cosa c'è che non va? Sia come sia, Renaldo, te l'ho già detto, L'Angelica prende il velo. Come dite, vuoi fare un favore a qualcuno piuttosto? Oh, come sei monotono! Vai sempre a parare lì! E di che mia moglie ti sta sullo stomaco, allora! Oh. Sì, Argan, te lo dico! Visto che ci stiamo parlando fuori dai denti, te lo dico! Sto proprio parlando di tuo. E come non sopporto di vederti rimbambito dalla medicina, così non sopporto di vederti rimbambito da tua moglie! È uno spettacolo che mi diverte. Vederti saltare, fare le sue trappole come un vecchio bestione drogato. Oh, signore, non parlate così della signora. È una donna sulla quale non c'è niente. Una donna senza secondi fini. Una donna che adora il signore, che lo adora. Non è giusto che ne parlate così. Fatti dire le carezze che mi fa. È così, signore. E le apprezzioni che ha per la mia malattia. Vero, tutto vero. Gli impicci, le pene che si prende per me. È così, assolutamente. Me ne siete persuasi? Volete una prova? Volete toccare con mano come la signora ama il signore? Qui, sotto i vostri occhi. Signore, dimostriamogli che mente per lavora. Bugiardiamolo. Ecco. La signora sta rientrando in questo momento. Mettete su questa poltrona. E fingete di morto. Vedrete che fa cuore quando vi darò la notizia. D'accordo. Sì, ma che gioco di poco, eh? Non fatela soffrire troppo, povera donna, lo sapete che soffre. Muore dalla disperazione, non ci pensi. Ci penso io, eh? Voi piccate di me. Oh, di un po'. Non ci sarà mica qualche pericolo nel fingersi morti, no? Ma che pericolo volete che ci sia? Basta che vi sdraiate, così. Sarà uno spasso vedere la faccia di vostro fratello. Ecco la signora. Oh mio Dio! Che orrore! Che cosa tremenda! Cosa c'è? Oh, signora! Ma cosa c'è? Vostro marito è morto! Morto? Ahimè sì. La cara Salma è defunta. Ma sei sicura? Sicurissima.
Annalisa, ti prego, non fare la stupida. Non fare queste scene, eh? Credevo che fosse il caso di farcela, qualche lacrima. Ma va là, che non ne vale proprio la pena. Cos'è andato perduto con quello lì? Serviva qualcosa su questa terra? Un uomo che era solo un impiastro. Succio, disgustoso. Sempre a sciacquarsi la pancia con furbi e cliste. A colare mucce, a tossire, a scatarrare. Senza un dito di cervello. Lagnoso, di malumore. Uno sprazio per tutti. E una scocciatura per chi lo serviva giorno e notte. Bella orazione funebre. Adesso non perdiamo tempo, Dammi una mano. Ti assicuro che se riesco a mandare in porto il mio progetto, c'è una bella fetta anche per te. Allora, visto che nessuno ne sa niente, portiamo la cara Salma nel suo letto e teniamolo a bagnomaria finché io non abbia provveduto ai casi miei. Ci sono delle carte e ci sono dei soldi. Voglio la mia parte. Non è giusto che io abbia passato i più begli anni della mia vita vicino a questo coso qui, senza che me ne venga niente in tasca. Aspetta però, Antonietta, prima di tutto le chiavi. Calma! Brava signora moglie, e questo è il bene che mi vuoi. Il defunto non era morto. Sinceramente grato per il tuo attaccamento e soprattutto deliziato dal tuo elogio funebre. Mi servirà di avvertenza per la prossima edizione della mia vita e mi tratterrà nel firmare qualche altro incartamento. Hai visto, Adam? Parola mia? Non sarei mai arrivata a pensare una cosa del genere. Un momento. Sento vostro figlio. Rimettetevi come eravate. Vediamo che effetto farà su di lei. Ma tutto in quel campo. Tanto male che non è tutto. Così finalmente sapete che cosa la vostra famiglia pensa di voi. Oh cielo! Oh, che cosa tremenda! Oh, giornata funesta! Che cos'ha, Zia? Perché piangi? A me devo dargli una brutta notizia. Cioè? Vostro padre è morto. Mio padre è morto? Antonio? Sì, è là. Guardate, è successo che stavate salendo le scale. Sembrava solo uno sterimento. Oh mio Dio, che pena! Che cosa tremenda! Povero me! Mio padre! Era la sola cosa che avessi al mondo. E poi mio rimetto proprio pensare in opera. Tutto pensiero, non mi era male. Angelica, amore, che cos'è? Cosa c'è di tanto tragico da piangere così? Ahimè, cazzo, che cosa più preziosa che avete al mondo. La perdita di mio padre. Oh cielo, che disgrazia. Così, all'improvviso. Come mi dispiace. Pure mi ero preparato tutto un bel discorso. Venivo qui a pregarlo di darci il tuo consenso, dopo che mi ero rivolto a tuo zio. Per carità, Creante, non parliamone più. Non voglio più saperne di patrimonio. La morte di mio padre cambia tutto. Ho già deciso. Vado in convento. Sì, padre mio, mi ho resistito con dare in vita. Ma ora tu potrai almeno delle tue volontà e io rimarrò così a dipendere perché non posso.
Lasciati abbracciare, insegno, ti prometto il pentimento. Oh, figlio mio! Vieni, vieni, non aver paura, non sono morto! Va, che sei proprio sangue mio, figlio delle mie viscere! Sono felice di aver visto come sei fatta! Oh, padre mio, come mi consola questa sorpresa! Dico che per la bontà del cielo siete tornato davanti ai miei occhi. Lasciate che vi chieda una cosa in ginocchio. Se non approvate la mia simpatia per lui, se non volete che lo sposi, almeno vi scongiuro, non costringetemi a sposare un altro. È tutto quello che vi chiedo. Signore, lasciatemi toccare dalle sue preghiere. E anche da voi. Non siate ostili al nostro amore. Non avversate una cosa così bella. Come fai a non commuoverti, Arcano? Signore, ma l'amore non vi dice niente a voi. Faccia il medico e ne riparliamo. Sì, sì, se si fa medico, gliela faccio sposare. Mi costa tanto fare il medico? Io, e lo farò subito. Medico, farmacista, tutto quello che volete. Non esiste problema. Farebbe un altro pur di portarmi a casa quest'angelo. Guarda, mi è venuta un'idea. Perché non lo fai tu, il medico? Il massimo della comodità. Invece di farti curare da un altro, ti curi da te. Ma certo, signore, è la soluzione di tutto. Guarirete subito. Non esistono malattie che la sappiano più lunga di un medico. Ti prego, Veraldo, almeno una volta smetti di essere infunito. Oh, alla mia età, che vuole che venite a studiare? Medicina? Ma cosa studiare? Ma se sai tutto, e vorrei conoscere meglio di medici che ne sanno più di te. Ma bisogna avere una laurea, sapere il latino, riconoscere le malattie, prescrivere le cure, cosa credi? Ma ci sono le lauree ad onore. E una volta che hai toga e berretto, sei già padrone della materia. Sei medico a tutti gli effetti e molto più abilitato ad esercitare la professione di quanto tu stesso non creda oggi come oggi. Cioè, scusa, sarebbe una specie di iniziazione, di investitura, di per sé sufficiente di fare di te un esperto di malattie. Appunto, è tutta questione di ruolo. Se ha toga e berretto, le bestialità che ti escono dalla bocca hanno una logica ed un peso. Hai smesso di essere scemo. Coraggio, signore. Siete già meno strano. Una buona truccatura in mezzo medico è fatto. In ogni caso, non c'è problema, eh. Io sono pronto a tutto. Coraggio, vuoi sostenere gli esami subito? Come subito? Ma sì, vuoi che ti abiti fino adesso, qui, in casa mia? Ma sì, 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 ho degli amici carissimi in facoltà. Non vedo perché dovrebbero opporsi ad una riunione di laurea in casa del candidato. Tra l'altro, non tirerai fuori un soldo. Ma mi faranno delle domande? Cosa dico io? Cosa rispondo? È una cerimonia pro forma. Con un questionario scritto che contiene già le risposte. Coraggio, vado a mettere un vestito decente piuttosto, vai, io vado a chiamare. Oh. Bah, proviamo anche questa. Ma che cerimonia è? E questi amici? Pensate veramente di riunire un collegio di medici? Ma qual è il vostro piano? Passare una serata piacevole. Oh, amici, solo fra gli attori, e questi attori hanno messo insieme un balletto, una pantomima, che ha per soggetto l'esame di laurea di un medico. Penso che mio fratello spetti di diritto la parte di protagonista, e noi ce la godremo. Oh, zio, non mi piace che prendi in giro mio padre. Ma, tesoro mio, non lo prendo in giro, al contrario, faccio credito alla sua fantasia. E poi, nessuno ci deve. Possiamo anche noi sceglierci un personaggio, uno da ciascuno, e dare così spettacolo gli uni agli altri. Questo carnevale ce lo permette. Coraggio, pronti a entrare in scena. Ed io prendo il mio posto. Ma tu, sei d'accordo? Sì, perché avete dato il zio.
giusta sia buona che nefasta sia essa, giuro di non usare mai medicine e rimedi diversi da quelli prescritti dalla facoltà, dovesse pure il malato morire del suo male, giuro. Io con questo berretto, o uomo venerabile e dotto, concedo virtù e facoltà di medicare, purgare, salassare, mutilare, tagliare, amputare, uccidere impunemente per tutta la terra. O grandi scienziati della dottrina, vi ringrazio. Mi avete fatto medico, mi avete reso padrone delle malattie, mi avete guarito. Onore e grazie eterna a voi, da questo mio cuore per tutti i secoli.